Ciao a tutti amici e amiche di Alma Fisio. Oggi parliamo di un problema molto comune nella popolazione moderna, la cistite, conosciuta anche come infiammazione delle vie urinarie o come dicono gli inglesi Urinary Tract Infection, UTI. È un problema che è diffuso sia nell'uomo ma maggiormente nella donna e nella donna in particolar modo dopo la menopausa. Prima di iniziare, però, ricordati, metti un pollice in su se ti piace il video, iscriviti al canale, è assolutamente gratuito. E abbiamo visto che la maggior parte di voi, fino al 70%, guarda i video senza essere iscritti. Per cui vale la pena iscriversi, accendi anche la campanellina, così ogni volta che parliamo di un argomento che ti interessa, riceverai una notifica e potrai rimanere al corrente delle cose importanti per avere una salute sana, duratura e una vita felice. Potrebbe essere un video lungo, ma lo abbiamo diviso in sezioni, così puoi andare direttamente a vedere quella che ti interessa. Ti consiglio comunque di vederlo tutto passo per passo, perché se capisci i meccanismi sottostanti, allora ti sarà anche più facile seguire il trattamento e seguire le indicazioni che ti darò. E ce ne sono alcune molto molto interessanti. Per incominciare faremo una piccola introduzione sull'anatomia del sistema urinario. Poi risponderemo alle domande. Che sintomi porta la cistite? Quali sono le cause della mia cistite? Per finire parleremo di come curare la cistite. Senza antibiotici, ma con rimedi casalinghi efficacissimi. Alma Fisio, curare, non trattare. Il tuo sistema urinario è formato dai due reni, in alto in mezzo alla schiena, da due tubi, gli ureteri, che collegano e portano l'urina dai reni fino alla vescica, che è proprio alla base del bacino. E dalla vescica poi esce fuori un altro tubicino che si chiama uretra, che è proprio la sezione in cui tu espelli l'urina all'esterno quando ti viene la sensazione di pipì. Se nell'apparato urinario un batterio si annida e si moltiplica, può portare a un'infezione. Per cui potresti soffrire di infezioni in alto, ai reni, agli ureteri, ai tubicini mediani, alla vescica o all'uretere. L'infezione più comune è quella all'uretere, la parte distale, e alla vescica, proprio perché questa zona è più vicina all'ambiente, al circostante, ed è quindi più facile che un virus o un batterio possa entrare e annidarsi. Il batterio che più comunemente si annida nella vescica e che porta poi a infezioni è l'Escherichia coli. Questo batterio non è cattivo di per sé, è infatti definito un batterio commensale. Ovvero fa parte del nostro microbiota, in ogni persona ci sono tracce di Escherichia coli, purtroppo però in alcune situazioni ci possono essere delle modificazioni genetiche che modificano appunto questo batterio e lo fanno diventare patogenico. Che sintomi mi dà la cistite? Ci sono diversi sintomi, da quelli più superficiali e comuni a quelli più preoccupanti e che hanno bisogno di un intervento medico immediato. Si inizia con un bruciore durante la pipì, magari una pipì sempre più frequente e quindi ti troverai a poterti svegliare di notte per dover andare in bagno. Hai una sensazione di emergenza per andare in bagno anche se hai la vescica vuota. Potresti soffrire di febbre, di mal di schiena, nei casi avanzati anche di nausea e vomito. Come potresti trovare del sangue nelle urine o magari delle urine che hanno un odore sgradevole. Quali sono le cause della cistite? La cistite è creata appunto da questo batterio, l'Escherichia coli, che non semplicemente entra nella tua vescica, cosa che fanno tanti altri batteri, ma che poi vengono espulsi con la pipì. La caratteristica di questo ceppo dell'Escherichia coli è che crea un biofilm all'intorno, al contorno del suo corpo centrale, che poi gli permette e gli dà la capacità di aderire alle pareti vescicali, non permettendo poi alla tua urina di espellerlo come fa con tutti gli altri batteri. Quali sono le situazioni in cui puoi prendere l'Escherichia coli? Sono sicuramente tutte quelle situazioni in cui vai a contatto, hai più facilità e ti esponi al mondo esterno e ai batteri esterni.
La principale nelle donne prima della perimenopausa è proprio il numero di rapporti sessuali che possono avere. Ci sono i cateterismi. Nell'uomo è molto comune se si soffre di prostata ingrossata. Di questo però ne abbiamo parlato già in un altro video, proprio della correlazione tra prostata ingrossata e salute nell'uomo. Ti rimando per cui a quello, puoi cliccare trovando il link qui in alto. Se durante i rapporti sessuali magari usi delle creme spermicide che abbassano però le tue difese, o anche dei preservativi che non sono asettici, potresti più facilmente prendere l'Escherichia coli e soffrire poi di cistite cronica. Per finire, la menopausa nelle donne è un momento in cui c'è una caduta degli estrogeni e anche in questo caso è molto più facile soffrire poi di cistite cronica o prenderla per la prima volta. Qual è la cura per la cistite? Nel 2010 Chris Del Mar, nel suo articolo Cistite nella donna, una rivoluzione nel trattamento, ha le idee molto chiare. Se il problema è un'infezione batterica, la cura è un efficace ed economico uso degli antibiotici. E sono sicuro che anche tu ne avrai avuto il consiglio, ne avrai avuto la prescrizione dal tuo medico. È normale, è logico. Qual è il problema però negli antibiotici? Togli l'infezione, la togli momentaneamente. In 2 o 3 giorni stai bene, in 2 o 3 giorni hai risolto il problema, ma stai abbassando le tue difese immunitarie. L'antibiotico non solo uccide le Escherichia coli, ma anche tutti gli altri tuoi batteri, i commensali che costituiscono il tuo microbiota, rendendoti ancora più debole e ancora più soggetta a infezioni, cosa che infatti è comunissimo nelle donne che hanno avuto un primo episodio di cistite in passato. Tante donne oggi si trovano in una situazione senza risposte. Il medico inizia a darti un antibiotico, ha un effetto ma poi non ne ha più, poi te ne propone un altro e poi ancora un altro. Gradualmente, progressivamente, tutti gli antibiotici che ti dà iniziano ad avere sempre meno effetto, finendo per portarti a una resistenza agli antibiotici che non solo ti continuerà a far soffrire di cistite, ma soprattutto ti renderà vulnerabile a qualsiasi altra infezione. È comunissimo, infatti, che una donna che soffre di cistite ha anche un iperaccrescimento di Candida, che è un altro batterio commensale che fa parte del nostro organismo naturalmente, ma che può crescere in maniera dismisurata in alcune determinate circostanze. Se soffri anche di Candida, ti consiglio di andare a vedere il video che ho fatto a riguardo. Oggi quello che è importante che tu sappia è che l'antibiotico ti dà un beneficio, ma non è la soluzione. Ti interesserà sapere come l'Escherichia coli sia molto molto comune nelle carcasse di pollo. Le analisi microbiologiche dimostrano che anche il pollo dei supermercati, quello che trovo sul bancone alimentare, è ricco di Escherichia coli. In particolare, un pollo su 5, circa il 20% di questo tipo di alimento, porta e trasmette quella variante di Escherichia coli che poi può portare alla cistite. Questo problema è evidenziato molto di meno nella carne di maiale o nella carne di manzo, come anche nelle uova. Per cui sembra che il pollo con certezza sia uno dei più grandi trasmissori di Escherichia coli che oggi la persona può venire a contatto. Tu pensa che in alcuni studi si è dimostrato che potresti benissimo venire a contatto con l'Escherichia coli semplicemente mettendo le mani su un carrello della spesa che è stato precedentemente utilizzato da una persona che ha acquistato del pollo. A livello di ristorazione, l'Escherichia coli è presente in tantissime situazioni. In particolar modo si è notato che i ristoranti presenti nei parchi pubblici hanno un altissimo numero di questo batterio. I ricercatori sono così convinti e così sicuri che il pollo e il pollame siano la causa della trasmissione dell'Escherichia coli che in precedenti studi in cui andavano ad analizzare la quantità di questo batterio nelle persone, anche vegetariane, chi diceva di essere vegetariano ma a cui trovavano una quantità di Escherichia coli eccessiva andavano ad analizzare e vedevano che magari aveva mentito sul suo essere vegetariano o che comunque era venuto a contatto con persone che mangiavano pollo.
Una prima soluzione casalinga potrebbe quindi essere sicuramente quella di eliminare il pollo dalla tua dieta. Eliminare il pollo è il primo passo, ma non è l'unico sistema per migliorare i tuoi sintomi di cistite. Il succo di mirtillo rosso è stato dimostrato essere capace di influire sul batterio Escherichia coli. Negli studi fatti in laboratorio si vede che l'estratto del mirtillo rosso interagisce con l'Escherichia coli eliminando questo film protettore che il batterio ha e prevenendo il fatto che possa aderire alle pareti della vescica. Questo effetto è un effetto veloce e immediato, già dopo 1-3 ore dall'assunzione di una bevanda di circa 300 ml di succo di mirtillo, si ha un effetto essenziale e sostanziale di almeno il 50% nella riduzione delle adesioni. E questo effetto è particolarmente collegato alla presenza degli antocianini nella buccia del mirtillo rosso. Infatti, il succo di arancia, il succo dell'uva o il succo di mela non ha lo stesso effetto come quello del mirtillo. Il succo di mirtillo non è così efficace come prendere un antibiotico, ma sicuramente ti renderai conto della differenza nei possibili effetti collaterali. Uno studio del 2008 fatto su 137 arriva alla conclusione di dire che l'antibiotico ha un piccolissimo vantaggio rispetto al succo di mirtillo nella prevenzione della cistite nella donna in menopausa. Questo ci dà un forte impulso a usare questo rimedio naturale per prevenire le ricorrenze. Quello che sottolinea lo studio è che il succo di mirtillo è un ottimo sistema per prevenirle. Ma quando c'è l'infezione ormai in atto, il succo di mirtillo purtroppo non può fare granché. Cosa fare allora in questi casi? È comunque utile prendere un antibiotico? La realtà ci dice che la maggior parte delle donne non ha bisogno dell'antibiotico per uscire dalla cistite, perché il corpo, il suo organismo, può attivarsi spontaneamente per eliminare questo batterio e per ristabilire un equilibrio. Ci sono sicuramente determinate situazioni in cui è consigliabile e bisogna prenderlo. Parlo delle donne incinta, dei bambini, quando ci sono delle evidenti infezioni ai reni e come quando hai dei sintomi chiari di problema del sistema globale come nausea, vomito o sangue nelle urine. Il terzo approccio alla gestione e alla cura della cistite è quello della dieta, attraverso la dieta. In uno studio di Shields Cutler e altri del 2015, quello che dimostrano questi ricercatori è che una dieta alcalina in cui il pH si alza porta a una riduzione della proliferazione delle Escherichia coli dentro la vescica. Una dieta alcalina, che se vuoi possiamo approfondire facendone un video, è una dieta principalmente ricca in frutta e verdura. Quindi di quegli stessi antociani e di quelle stesse molecole antinfiammatorie presenti proprio anche nel succo di mirtillo. Ma se c'è una verità, se c'è una cosa che tanti ricercatori hanno sottovalutato, è quella della seconda causa più comune per cistite per infezione delle vie urinarie. E vuoi sapere qual è? La seconda causa più comune è il diabete di tipo 2. Ancora una volta, il diabete di tipo 2, la resistenza all'insulina, una dieta occidentale basata su cibi che hanno un alto impatto glicemico, può essere la causa e quindi anche la soluzione per un problema che diventa cronico, per un problema che la medicina classica affronta semplicemente dandoti dei farmaci. Se hai visto altri miei video sul sistema immunitario, questa cosa non ti suonerà nuova. Gli zuccheri semplici come i carboidrati semplici influenzano direttamente la capacità del tuo sistema immunitario di interagire con i batteri, indeboliscono le tue risposte e ti rendono più vulnerabile. Questo anche perché partecipano nell'alterazione del tuo microbiota, ti portano anche a permeabilità intestinale, di cui abbiamo fatto un video che puoi trovare qui in alto cliccando, e di conseguenza facilitano enormemente la proliferazione di un batterio che in realtà fa parte del nostro organismo, ma che se aumenta in eccesso porta a conseguenze come la cistite. Nel mio approfondimento mi sono quindi reso conto che troppo spesso i ricercatori hanno fatto la battaglia alle Escherichia coli
come se fosse il criminato numero uno. Alcuni di loro consigliano di mettersi dei guanti quando si va a fare la spesa, di usare del gel appena si tocca il pollo. Altri consigliano di evitare assolutamente pollo, pollame, qualsiasi tipo di carne. Come se il problema sia non prendere in nessun modo le Escherichia coli. Questo tipo di approccio, abbiamo visto anche con il coronavirus, può portarti a un'autentica ossessione collettiva in cui si finisce poi per essere preoccupati di qualsiasi cosa, di stare attenti e spaventati, addirittura per avere dei contatti con persone che vadano a toccare il pollo. La vera risoluzione, la vera capacità di una persona è quella di costruirsi un microbiota sano e forte, un sistema immunitario sano e forte, e che quindi non ci sia la difficoltà nel prevenire il contatto con Escherichia coli, ma anzi ci sia la capacità di venirne a contatto, ma di reagire senza permettergli di prendere possesso del nostro organismo e di darci poi tutti quei sintomi fastidiosi. Come lo puoi fare? Esattamente nello stesso modo con cui curi il tuo diabete di tipo 2. Elimina tutti i cibi processati. Come regola semplice, tutti quei cibi che negli ingredienti hanno più di 5 elementi è meglio eliminarli. Riduci enormemente gli zuccheri semplici ovviamente, un pane integrale, un pane di segale vanno benissimo come il riso integrale, ma la pasta, il pane bianco è meglio che li elimini perché stanno nutrendo enormemente quei tipi di batteri o quei tipi di virus che se crescono in eccesso fanno male. Mangia una dieta ricca di verdure e di frutta. Le fibre insolubili e solubili alimentano altri batteri, un altro tipo di microbiota che partecipa, che compete con i batteri cattivi o con i batteri non tanto buoni e non gli permette di crescere come dovrebbe. Se la cistite è molto comune nella donna in menopausa per una riduzione degli estrogeni, allora sicuramente l'esercizio fisico che produce testosterone, che modifica anche la tua produzione di ormoni, ti farà bene ed è una delle componenti essenziali per la tua cura. Per finire, la cistite cronica alla lunga prende anche il cervello, la testa, diventa un automatismo. Tant'è vero che tantissimi trattamenti sono placebo. Gli stessi antibiotici si vede che dopo un po' hanno un effetto placebo o paragonabile al placebo. Questo perché dopo 6 mesi, dopo 1 anno, dopo 2 anni o dopo magari 10 anni in cui sei abituata a sentire questo bruciore, questa urgenza di andare in bagno, il tuo cervello ormai lo ha immagazzinato come abitudine naturale e automatica e ti riproduce volontariamente questo tipo di sensazione anche se non hai una vera e propria infiammazione o una infezione come dovrebbe essere. Per questo accetta la tua condizione e aspettati di avere bisogno di abbastanza tempo per uscirne. Cambia la tua dieta, cambia le tue abitudini, avrai senza dubbio dei benefici, ma lascia il tempo al tuo corpo, al tuo cervello di creare nuove memorie, di creare un nuovo meccanismo che non ti porti ogni volta che si sveglia a sentire l'urgenza di andare a pipì, che non ti porta a doverti svegliare ogni volta a mezzanotte perché devi andare in bagno anche se poi pipì non ce l'hai o la vescica è vuota. Hai bisogno proprio di tempo, perché come nel famoso esperimento del cane di Pavlov, una volta che impari che suonando la campanellina arriva il cibo, inizierai a salivare semplicemente perché suona la campanellina. Rompiamo questo schema, questa connessione, impariamo nuovamente un nuovo stile di vita e vedrai che ce la farai e vedrai che risolverai questo problema, ma soprattutto che vedrai che imparerai tante cose positive su te stessa, su come interagisce il tuo cervello e il tuo organismo e come fare per uscire dalle situazioni più difficili. Ancora una volta ti invito a mettere un pollice in su e iscriverti al canale, consultare un nutrizionista, una figura essenziale per darti dei consigli adeguati su quale dieta è la più utile per te, su come gestire questo problema. Se hai bisogno della nostra consulenza, www.almafisio.com. C'è un team di professionisti che ti aspetta, che è pronto per aiutarti. Noi ci vediamo settimana prossima con un altro video. Ciao e grazie!